Ciao Eva. Beh, che sono le facce? Sei tornato, presumo? Già. Beh, bentornato. Ma io sono tornato per te. Gliel'ho spiato anche a loro. La prossima volta magari fai uno squillo. Che cosa vuoi? Non hai capito. Gli ho appena spiegato che nonostante tutte le mie paure, nonostante Londra, nonostante tutto, io sono tuo. E non posso impedirmi di esserlo. Mio. Guarda Marco, che se mi fermi un'altra volta e mi impedisci di andare nella mia stanza a farmi i fatti miei e dimenticarmi di questa tua ultima girata di umore, io ma ti io, giuro... Ma io credevo che tu fossi... Io fossi cosa? Che fossi contenta. Contenta? Sì, infatti sono contenta. Sono contenta che mi hai dimostrato per l'ennesima volta di quanto sei egocentrico. Tu mi hai lasciata mentre dormivo, hai rifiutato le mie chiamate, mi hai respinta dopo che sono venuta a cercarti a chilometri di distanza da casa senza neanche preoccuparti del fatto che io non avessi un posto dove dormire, dove mangiare, dove piangere per quella tua faccia di merda. E adesso cos'è, eh? Ti è passata la paura? Hai fatto il grande rientro? Hai trovato la grande soluzione, questo tuo grande atto di coraggio? E certo, perché non è mica colpa tua se noi ci siamo lasciati, è giusto? No, è colpa dei nostri genitori. Eh sì, è perché adesso questo fardello del nostro amore impossibile deve passare a loro, dopo che l'ho tenuto io. Cos'è la nostra storia, eh? Una partita di palla avvelenata? Però c'è soltanto un'unica regola, che la palla non deve mai rimanere a te. Allora sai cosa c'è, Marco? Che adesso tu ti prendi le tue canzoni, i tuoi mezzi piagnistei, i tuoi mezzi sorrisi, le tue lettere strappalacrime e te ne vai dritto all'inferno.